il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Mike Sciosha. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Torniamo con un bel Q&A. È iniziato un nuovo anno e lo stiamo iniziando male. Anzi, vi chiedo anticipatamente scusa per il mio stato di forma proprio brutto. Raffreddore, catarro, muco, fenicotteri, deltaplani e catamarani. Sto veramente ragazzi a pezzi. Ma ho detto, rispondiamo a qualche domanda dei nostri amici pro. Tra l'altro ragazzi me ne avete fatte tantissime, mi avete sommerso, io vi ringrazio. Tra l'altro colgo l'occasione anche per ringraziarvi dal vivo, di persona, faccia a faccia, per i più di 127.000 iscritti e i 24.000 iscritti sulla pagina Facebook. Quindi ragazzi, veramente grazie, grazie a tutti. Mi riempite sempre di affetto, io veramente sono contentissimo di questo. Tra l'altro non mi sono dimenticato dello speciale per i 100 iscritti, lo sto preparando. Devo risolvere una piccola cosina e poi potremo registrarlo insieme ragazzi, perché lo registreremo insieme. Ma adesso andiamo a rispondere alle vostre domande. Ma prima di farlo vi risponderò alla domanda che mi fate in continuazione. Mike, quale sarà la prossima serie? Diciamo che la prossima grande serie sarà Dying Light, che però uscirà solamente il 30 gennaio, quindi alla fine del mese. Poi ragazzi vi dico subito che faremo Dying Light, poi a febbraio ci sarà The Order, poi a marzo Bloodborne. Ci saranno ragazzi talmente tanti giochi nel 2015 che non vi preoccupate, perché quelli che usciranno li giocherò. Ragazzi, che cosa faremo intanto in questo mese fino all'uscita di Dying Light? Allora, sarò molto sincero con voi ragazzi, dopo un novembre e dicembre veramente abbastanza tosti, perché abbiamo giocato dei giochi in sequenza, veramente ho caricato tantissimo, ho lavorato tanto tra virgolette, mi sento un po' stanco e non ho voglia di iniziare una nuova serie così, tanto per, perché abbiamo il tempo, non mi va di iniziare una serie di transizione così alla lasciami stare, non c'ho voglia. Quindi ragazzi, che faremo? Non inizierò una nuova serie, ma il 14 gennaio uscirà il DLC di Assassin's Creed Unity, Dead Kings, che sicuramente sarà probabilmente interessante, soprattutto perché è gratis. Con quel DLC termineranno le avventure di Arno Dorian, quindi vediamo come, che fine faranno. Uscirà anche Resident Evil HD, che è la versione rimasterizzata del primo Resident Evil, quello che mi ha fatto strisciare le mutande. E come vi ho già raccontato, dovevo chiamare mia nonna per giocare, perché sennò veramente da ragazzino c'avevo troppo paura. Quindi magari potrebbe essere interessante. Magari voi ragazzi nei commenti anche suggeritemi qualche gioco che vorreste vedere. Per il momento è questa la mia intenzione. Intanto fare dei giochi insomma un po' così, tipo FIFA, qualche video speciale, già ne sto preparando qualcuno insieme a Ambra. In più ragazzi, ho scaricato dei giochi pessimi, come è stato per esempio Dead Effect dell'altro giorno. Ma veramente ragazzi, questi sono proprio brutti brutti, e possiamo magari giocare a questi, che sicuramente possono essere qualcosa di divertente. Io mi diverto molto a farlo e spero anche voi. Dette tutte queste cose ragazzi, iniziamo il vero Q&A con la prima domanda. Vai. Scusate intanto ragazzi se mi girerò, ma è un Q&A cotto e mangiato. Anche perché se io girassi la telecamera voi vedreste la mia cameretta in una condizione pessima. Tra l'altro vedete, non ho manco tolto taglioni, cose. Cioè se mi vede mia madre è finita ragazzi, mi caccio da casa. Comunque dai, andiamo avanti. La prima domanda ce la fa Simo ASR. Davvero Simo? ASR Simo? Anche se ASR è della Roma e siamo in clima derby, ragazzi, farò un piccolo strappo alla regola e la leggerò. Ah vabbè, aperto e chiuso parentesi ragazzi, non me ne frega niente che squadra tifate, Lazio, Roma, Juve, Inter, Milan, non ce ne frega niente ragazzi, perché siamo su YouTube e non allo stadio. Cioè chi se ne importa, divertiamoci tutti insieme, il calcio lasciatelo fuori, a parte qualche battuta. Non servirebbe neanche fare queste premesse, ma purtroppo per molti ragazzi non è così, quindi la facciamo. La domanda è, Simo SR, Mike, in futuro farai serie con altri youtubers? In realtà è abbastanza difficile dare una risposta a questa domanda. Di certo, ragazzi, rispetto a diversi mesi fa, ho cambiato un po' la mia concezione di collaborazione con altri youtubers. Avete visto che ultimamente ho collaborato con altri youtubers, mi sono aperto un po' di più a questo tipologia di video e mi sono anche un sacco divertito ragazzi, quindi sono contento di averlo fatto. Però tu mi parli di una vera e propria serie e
Oddio, sul canale, almeno sul mio canale, è abbastanza difficile perché, ragazzi, sapete come io intendo una serie, cioè, ovvero, si stoppa tutto, noi giochiamo a questo gioco, quindi dobbiamo portare avanti questa serie. Bisognerebbe, insomma, cercare di incontrarsi il più possibile per portare avanti questa serie. Che sembra strano, ragazzi, ma quando poi uno cresce, tra lavoro, cazzi, mazzi, storie lapalissiane, è difficile un po' trovare il tempo proprio per incontrarci, per incastrare le cose. Quindi, insomma, per risponderti, non so se ci saranno delle vere e proprie serie, ma sicuramente ci saranno altre collaborazioni con altri youtubers, magari altri youtubers nuovi che non avete mai visto, anche perché, ragazzi, è divertente, l'importante è il divertimento, quindi se uno si diverte va bene, quindi andiamo avanti così. La prossima domanda ce la fa Alessandro Allò. Hai mai rotto un joystick per la rabbia? Grande Mike, sei un pro. Tra l'altro, ragazzi, votatissima questa domanda. E no, non ho mai rotto un joystick per la rabbia, anche perché la trovo una cosa abbastanza stupida sotto tanti punti di vista. In primis, ragazzi, non capisco perché dovreste rompere un joystick. Insomma, vi fate un danno economico a voi stessi, perché, cioè, se lo rompete è tutto a vostro discapito. E poi, seconda cosa, ragazzi, alla fine state giocando. Cioè, ok, la rabbia, ok, quello che vi pare, ma alla fine è un gioco, che vi frega? Perché dovete sfogare così la vostra rabbia? Anche se va detto, però, ragazzi, ci sono certi giochi che veramente, cioè, non puoi resistere veramente. E uno di questi, ragazzi, è FIFA. Perché io sono d'accordo, ragazzi, che qualcuno può battermi perché è più forte. No, uno più forte mi fa il culo, no problem per me. Ma se perdi per quel maledetto momentum schifoso, per i buggati maledetti e per altre cose così, non dico che approvo il lancio del joystick, però diciamo che si può un po' capire come cosa. Però no, io non l'ho mai rotto e non penso mai lo romperò. No, no, fermi, prendetemi un minuto. Cosmin Stoica: se esistono i romani, esistono anche i ropiedi? Mattia Lauducci: ma è che ti è mai capitato che le persone ti avessero giudicato o ti avessero preso in giro per il tuo lavoro da youtuber? Se ti ci sei trovato, come ti sei sentito? Se non ti è mai capitato, come ti sentiresti e come reagiresti? Grande Mike, continua così. Allora, adesso in questo momento non ricordo se è mai successo. Di certo c'è un certo scetticismo, più che altro persone di una certa età o chi non segue questo tipo di mondo fatica a capire quello che uno fa, cioè, nel senso, fatica a comprendere quello che fai. Ragazzi, voi non vi dovete far mettere i piedi in testa in base alle vostre passioni. Se le vostre passioni sono i videogiochi, cioè, ma che c'è niente, non c'è niente male. Anche se effettivamente c'è da dire una cosa, che un po' il rapporto verso i videogiochi, la visione dei videogiochi alla massa, insomma, è un po' cambiata. Perché, per esempio, quando andavo a scuola io, periodo medio, elementari, così, se giocavi ai videogiochi eri un po' visto come il nerd. Adesso il nerd, basta che metti gli occhialetti, gioco a Call of Duty, sono un nerd. No, no, sapete chi sono i nerd, ragazzi? Sapete chi sono veramente i nerd? No, voi non lo sapete. Insomma, se giocavi ai videogiochi in una certa maniera eri preso in giro a scuola, soprattutto eri uno sfigato e tutto il resto, queste cose così. Mentre adesso è un po' sdoganata questa cosa, ne abbiamo parlato più volte. Però voi non dovete, ragazzi, vergognarvi di questo, anche perché se qualcuno mi dovesse mai prendere in giro per questa cosa, io sai che gli direi, ragazzi, faccio quello che voglio fare nella vita. Cioè, ragazzi, sono contento di fare questo. Spero che un domani diventi veramente il mio vero lavoro al 100%. Ma, ragazzi, sono la persona più felice del mondo perché faccio quello che mi piace. Faccio quello che mi piace con passione, perché questa è la mia passione. Quindi, ragazzi, che cazzo me ne frega se pure ci fosse qualcuno che mi prende in giro. Anche perché non credo che uno che spende soldi in videogiochi sia più stupido di uno che spende 50-70 euro a serata, il sabato, per andare a ballare e tutto il resto. Certo, la giusta misura sarebbe fa un po', non deve appunto chiudersi una cosa o chiudere un'altra, di che è merda una cosa piuttosto che l'altra. Però, ragazzi, fai quello che ti pare, cioè, nel senso, scialla. E va bene, ragazzi, il Q&A si conclude qui. Mi ero ripromesso per questo 2015 di fare video un po' più brevi, ma non credo di esserci riuscito. Tra l'altro, ho urgente bisogno di andarmi a stappare tutto, quindi vi saluto qui. Ragazzi, se avete altre domande lasciatele qui nei commenti. Spolliciata più non posso per questo grosso ritorno. Vi do appuntamento ai prossimi video. Vi ricordo, quindi, ragazzi, andate all'inizio del video, ripassate bene le prossime date, perché faremo il DLC di Assassin's Creed sicuramente,
faremo dei live il 30 gennaio sicuramente. Da adesso in poi faremo video cazzoni, speciali, giochi marroni, ma veramente ragazzi marroni merda e non marroni cioccolato. Ragazzi, non rimarrete senza video, a meno che il mio raffreddore non prenda una svolta incredibile e diventi tipo broncopolmonite atipica, in quel caso forse non vi prometto nuovi video. Ma non succederà, spero, tipo, grattiamoci tutti, ecco, fate pausa, datevi una bella grattatina, speriamo che non succeda. Un saluto a tutti da Max Shosha, ragazzi, passate sulla pagina Facebook per rimanere sempre in contatto e sempre attivi e aggiornati sulle prossime uscite. La trovate in descrizione. Un saluto a tutti. Ah, tra l'altro ragazzi, la butto là, ho anche il profilo Twitter. Ce l'ho da un sacco di tempo ma non l'ho mai pubblicizzato. Insomma, cercate Max Shosha su Twitter, ci sto. Non sono particolarmente attivo, ma se avete Twitter andate lì e followatemi, dai, dai, followatemi. Un saluto a tutti da Max Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao! Il pollo, ma la bolla, il passero, la passera, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.